Dopo le prime piogge abbondanti sono arrivati i primi divieti temporanei di balneazione in Versilia, a seguito dei prelievi eseguiti da ARPAT nella giornata di lunedì 18 maggio. Gli sforamenti sono stati registrati alla foce della fossa dell'Abate e del Fiumetto. In particolare sono i valori di enterococchi intestinali ad aver superato i limiti previsti per legge. Nella norma invece i parametri di Escherichia coli. I sindaci di Camaiore e Pietrasanta, ricevuto la comunicazione da ARPAT, hanno dunque firmato l'ordinanza che vieta la balneazione in un breve tratto a nord della foce della fossa dell'Abate al Lido di Camaiore e un breve tratto a sud del Fiumetto a Marina di Pietrasanta, in tutto una decina di bagni. In queste ore il sindaco del Dotto è tornato a sollecitare l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni per riconvocare il tavolo sulla balneazione e fare il punto sui lavori di realizzazione dei nuovi spandenti a mare alla foce della fossa dell'Abate, un progetto da 400.000 euro per metà finanziato dalla Regione e la restante metà divisa tra Camaiore e Viareggio, un intervento atteso da tempo ma non ancora decollato. Anche il sindaco di Pietrasanta sollecita la Regione. Al momento siamo inermi e senza strumenti di contrasto di fronte ai rischi periodici di divieto di balneazione. È il commento di Giovannetti. Gli impianti di disinfezione, unica soluzione che possiamo mettere in campo, sono ancora spenti. Come amministrazione, prosegue, siamo in pressing su Gaia per dirottare i flussi degli scarichi di Pietrasanta sull'impianto di Querceta, che è stato recentemente potenziato. Entro pochi giorni è atteso il risultato delle controanalisi per poter disporre, in caso di esito positivo, la revoca dei divieti. In questi giorni, come è noto, gli stabilimenti balneari sono ancora in fase di allestimento delle spiagge dopo il via libera ottenuto il 18 maggio e solo un numero molto limitato sarà già operativo da questo fine settimana per accogliere i primi bagnanti.